Ieri a Locri, presso il Palazzo della Cultura, si è tenuta la presentazione del libro La Calabria nei disegni di Antonio Trifoglio, inserito dall'editore Franco Pancallo tra i contributi per la storiografia del Mezzogiorno. Il libro ci illustra la raccolta dei disegni di Antonio Trifoglio dal 1947 al 2012 e si caratterizza come la documentazione completa di un percorso di formazione nonché affermazione nell'ambito del panorama artistico nazionale ed internazionale. La sua partecipazione nel campo dell'arte inizia con un autoritratto e con un ritratto di signora all'ottava Biennale Calabrese d'Arte a carattere nazionale nell'anno 1947. Antonio Trifoglio ha nell'attiva non pochi riconoscimenti e premi rispetto alle sue opere che si trovano nei musei, sedi comunali, chiese e collezioni private. In merito numerosi sono stati gli interventi, in particolare sono intervenuti il sindaco della città di Locri Giovanni Calabrese, l'assessore alla cultura della città di Locri Anna Sofia, il sindaco Pasquale Brizzi della città di Sant'Ilario dello Ionio, paese nativo dell'artista, e Alberto Trifoglio, figlio dell'autore, il quale cura le opere di disegni, sculture e tele rimaste del padre. E questo libro è una raccolta di disegni da lui fatti dagli anni 40 fino ai primi anni 60. È una testimonianza storica della vita di paese con immagini uniche, direi, perché a quei tempi non esistevano né telefoni né fotografie. È una testimonianza da archiviare perché parla di come si viveva nel paese a quei tempi, con immagini direi uniche di personaggi e modi di vita che non si trovano adesso più.